degli italiani. Tenga un caro ricordo di un film come Mazzabubù, quante corna ci stanno qua giù, e cosa giusta e saggia! Il dato di base non condiziona la qualità delle prestazioni, non sottacendo, ma anzi puntualizzando quale sua premessa condizionante e indispensabile, la demistificazione del verbo cinematografico. Ma chi è questa signora? Lei è una professionista, è una sociologa. Ha questo modo un po' irruento di parlare. I miei rispetti! Però dice cose sensate, cose vere. Solamente che lo fa in questa maniera, io dico sempre di chiamare l'esorcista. Non me l'avete presentata, allora no. No, lei si chiama Valentina. Valentina di Maggio, e lei? Maggio! Adesso parlo come lei! Non di Maggio, ma scusami Valentina, lo so, ogni tanto mette paura, però non è innocua. Lei ha questo modo così, di porsi, però è divertente. Comunque, lei lo sapeva, signora Pamparini, Malgioglio ha dichiarato che lei vuole partecipare all'Isola dei Famosi. Ma è vero o è un'altra sua bugia di che racconta? No, non è vero. Malgioglio l'ha detto così carinamente per dire: quella si butta dall'aereo, si butta. Infatti io faccio il paracadute, faccio. Si fa lo sci nautico e sono campionessa di monosci acquatico. E a un certo momento lui l'ha voluto dire per questa cosa: io sull'isola, solo il pensiero delle toilette la mattina. Brava! Ma per carità! Per carità! Ci vado in isole dove piace a me. Ha ragione. E come mi piace a me. Signora Pamparini, c'è la signora Sollina, Sollina Scipio, per me è un vero onore poterla conoscere. Grazie, signora. Lei è la voce del popolo, colei che rappresenta il popolo, Lina Scipio si chiama. Vediamo cosa da dire. Intanto io ho visto totalmente i suoi film, e tutti, e quando dico tutti, dico tutti, perché lei mi è sempre piaciuta un sacco. A differenza della Loren e della Lollo Brigida, che, è bene ricordarlo, facevano le comparse nei suoi film che lei girava da assoluta protagonista. Siamo insieme, ma come fai a saperlo? Solo che io ho cominciato protagonista con la 20th Century Fox in Roma. Ma perché lei ci ha sempre avuto... facevano le comparse. Signora Pamparini, lei ci ha sempre avuto non a marcia in più, ma una stazione dei treni con tutti i binari da Palermo a Ostia. È un amore. A me quei due non mi sono mai piaciuti, perché l'ho sempre viste lontane, distanti. Ma no, sono delle donne, hanno fatto delle cose. Mentre lei l'ho sempre vista come un'amica fidata, una brava attrice che non è mai scesa a compromessi. Mai! Mai! E poi... boccaccia mia, state zitta, perché mia nonna Elvira faceva la sarta a Cinecittà, e nella famiglia mia se ne raccontano de cose sul mondo del cinema, che si parlo io faccio scoppiano scandalo, che Valle Topoli sembra un cartone animato da Disney. Una cosa ho sempre apprezzato di lei. Bellissimo. Una cosa ho sempre apprezzato di lei, che lei non l'ha mai mandata a D e ha sempre affrontato tutti a testa alta. È vero. E la gente a casa non è stupida. La gente ha capito dove che c'è star buono e dove che si nasconde il marcio, perché gli silenzi a volte rendono molto più di mille parole e dei tanti premi Oscar regalati alla rinfusa! Se parlano! Ma non voglio inguagliare nessuno! Io ho avuto non delle... voglio inguagliare nessuno! E so pure maleducata, no, perché magari la sto pure annoia, e le chiedo scusa, però... Anzi, me ne deve dica! Deve sapere che lei rimane la numero uno semplicemente perché è la numero uno! Brava! Brava! Non mi fa
faccia commuove, Lisa, no! La volta l'ha detto tu! Sta commuovendo, ragazzi! Veramente! Che cosa? No, un applauso se lo merita! Mi devo alzare! No! No! Signora Papparini, è tutto per lei! Bravo. Prego! Ora vorrei analizzare il suo percorso artistico e per farlo ho bisogno di una mano. Noi abbiamo Shelley Taylor, che è bravissima, perché lei è l'esperta di cinema, TV, teatro e tutto. Beh, che dire, la leggendaria Silvana Papparini domina da quasi 7 decenni il sistema culturale europeo con una sequela impressionante di lungometraggi che hanno saputo dare un segno indelebile nella storia del cinema mondiale. E naturalmente il grande pubblico ricorderà i grandi successi al botteghino accanto agli artisti internazionali più famosi. Ma se vogliamo raccontare una biografia sommaria, per quanto possa esserlo, dobbiamo almeno tenere conto di quelle pellicole apparentemente leggere che in realtà hanno saputo rivoluzionare il cinema plutocratico e vetero comunista degli anni 70, come Mazza Bubù, Quante corna stanno qua giù, del 1971, dove lei ci ha regalato, perché lei ci ha regalato un cameo fantastico. Ma vorrei continuare dicendo... Vorrei continuare dicendo quanto sono state carine, geniali le sue polemiche con personaggi pubblici come Walter Veltroni, Sofia Loren e Gina Lollobrigida, che nel 2006 ha sbeffeggiato pubblicamente a causa di un matrimonio con un uomo molto più giovane di lei, o la fiera voltata di spalle alla nemica di sempre Sofia Loren, attrice a mio parere non molto talentuosa, però questo è un mio modestissimo parere, perché secondo me Nini Pampan è veramente l'icona per eccellenza. Vorrei continuare solo un secondo dicendo che tra i ruoli ultimi interpretati che vanno secondo me riconsiderati sono quelli della miniserie Mediaset a 3 stelle del 1999, dove interpreta il ruolo della madre di Alba Parietti. Pedro Almodovar, citato prima, sempre parla dell'amica Silvana Papparini perché ci vorrebbe lavorare insieme. Speriamo bene lo faccia presto, d'altronde il destino della divina era scritto nelle stelle. Anagrammando il nome Silvana Papparini esce testualmente la parola spalmava i panini. Come ha sotto lineare i tanti ripetuti due di picche dati al sesso maschile, se non mi sbaglio lei ha detto di no a Totò, a Tyrone Power e a moltissimi altri pretendenti, voglio dire, e li ha mandati terribilmente in bianco come il pane fragrante del mattino, che veramente ci ricorda l'anima pulita e candida della nostra splendida prima attrice, vogliamo dire. Signora Papparini, noi siamo arrivati alla fine di questo piacevolissimo incontro, però prima di salutarla, no, le vorrei dare un omaggio, tutti noi vorremmo donarle un omaggio, perché assolutamente, veramente, grazie, questi sono per lei, grazie, orchidee, bellissima.